Signori miei, io vi devo ringraziare di cuore, dal profondo, perché nel video che vi ho portato, nella giornata di lunedì, quindi le pagelle, Juventus-Sampdoria è un po' un riassuntino della stagione, vi avevo chiesto di superare i 3.000 like e ci siamo riusciti nel giro di pochissime ore, quindi anche oggi vi chiedo di metterne almeno 2.000 per questa live reaction dello scudetto e vi prometto che vi porterò il pagellone generale della Juventus 19-20, ma al termine della stagione, quindi me l'avete già chiesto in tanti, non è che l'ho dimenticato, non è che non lo voglio fare, voglio semplicemente far finire queste due partite di campionato, il ritorno con Lione, se passeremo con Lione proietteremo ulteriormente le pagelle avanti, se dovesse andare male con il Lione invece le faremo immediatamente, quindi grazie ancora per il supporto che mi state dando, campioni d'Italia per la nona volta consecutiva e beccatevi la live reaction ai gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi e tante piccole cose che sono successe durante la partita. Ciao, grazie mille, gentilissimi. E dovrebbe essere iniziata anche la partita in questo istante. Precisi, ciao Giulio, ciao Stefano, ciao a tutti, rega. Quagliarella la mette, il cross. Danilo, bravo Danilo che subisce il fallo. Oh, è caduto malissimo, Ha preso una pacca in testa fortissima. Ma come ha fatto a non aprirsi qua? E non vuole uscire, non ne vuole sapere di uscire, dice che sta bene. Ma in realtà la testa qua potrebbe girargli... forse è mortale Jafar. No, potrebbe seriamente girargli la testa, Oh, Jafar deve uscire, it's Berna time. Cosa fa Ranieri? Se volete vi dico le speranze, sono scritte nel titolo di questa live. Cosa c'ha Dybala? No, esce Dybala, raga. Problema per Paolo Dybala, probabilmente. Che è libero da campo vicino a Maurizio Sarri. È andato subito a scaldarsi Higuain. Giovanni? Sì, dovrebbe essere un problema all'adduttore sinistro. Dai, Paulino no. Sì, vabbè ragazzi, siamo sfigati, Porca troia se siamo sfigati. E meno male che c'era Higuain. E Higuain probabilmente non ce l'ha neanche un tempo nelle gambe. È probabilmente uscito in maniera precauzionale. Ma che? Cosa c'entra vaffanculo Sarri, raga? Come può essere colpa di Sarri, povera bestia? Dai, Pippa, faccia la testa con lo scudetto. Dentro per Cristiano, ancora all'indietro Bernardeschi! Audero la para. Gran palla di Ronaldo per Bernardeschi, gran parata di Audero, ancora Bernardeschi, ancora lui. C'era più, cavallo pazzo Gesù. Fallo su cavallo pazzo. E adesso ci serve però. Facciamo battere a Pirlo, non sarebbe male. Ma Dybala potrebbe battere solo questa punizione. Torna su, la batte e poi torna giù. No, credo che Dybala abbia avuto qualcosa davvero. Bernardeschi e Pjanic questa volta, non c'è Ronaldo. Ronaldo in mezzo all'area. Pjanic per Cristiano e lo schema! E c'è il gol di Cristiano! Grandissimo schema! Pjanic per Cristiano! Quello che ancora una volta, per l'ennesima volta, l'abbiamo detto un milione di volte, potrebbe essere il gol scudetto. Una brutta Juve nel primo tempo, ma che trova il gol con una genialata, una punizione preparata. Pjanic per Cristiano, il gol dell'1-0, Ronaldo che insegue Immobile, Ronaldo che insegue la scarpa d'oro, la Juve che insegue lo scudetto, e tutto alla fine del primo tempo. Ora non facciamo come Udine, perché veramente non potrei non rispondere alle mie azioni. Pjanic, bellissima punizione battuta, perfetta per Cristiano, ed è un rigore in movimento, non lo può sbagliare. 1-0 Cristiano Ronaldo, 1-0 Cristiano Ronaldo. Oh, rega. Oh, chi se ne frega di giocare male? Giocare male, giocare bene. Allora metti i terzini che fanno le ali, metti i centrocampisti tutti di qualità e siamo contenti tutti. Chi se ne frega? Facciamo gol. Dai, su, c'è nessuno. Rabiot! La recupera, gran recupero di Rabiot. Ancora Rabiot. Per Ronaldo, largo Ronaldo Audero in calcio d'angolo. Bravo Rabiot. Bravo. Bravi che la recuperiamo. Vai Pippa, vola sulle ali dell'entusiasmo e della fantasia. Vola Pippa,
per Cristiano, può puntare tutti, Cristiano può accentrarci, Cristiano ancora lui, Cristiano al centro, Cristiano Audero come può, Bernardeschi, Federico Bernardeschi, primo gol in campionato, primo gol in campionato, gol importantissimo per il 2-0 Juve dopo un gran contropiede, Pjanic, Higuain, Ronaldo sul tapin, Federico che l'avevamo detto non fa delle partite ottimali e subito viene a dirci no, non sono d'accordo, ti segno il gol che ti chiude la partita, forse diciamolo sottovoce. Chicco Bernardeschi, il 2-0 sul tapin, perfetto, di sinistro a imbucare Audero, e adesso possiamo provare, lo dico proprio sottovoce, provare a gestire la partita. So che sembra una follia, so che sembra strano, ma proviamo a gestire una partita in vantaggio. Proviamoci. De Paoli dietro! De Ligt! No, si è fatto male. Cosa? Fermi un secondo. Ha parato praticamente un gol De Ligt. Vale come un gol, però ecco, si è fatto male. L'avevo visto. Anche se solo un crampo. Era già munito, vero? Sì. È ancora più il momento giusto per fare il cambio. 2-0, 76esimo sul cronometro. C'è bisogno di tenerlo lì anche se ha solo un minimo crampo? No! Lo prendiamo e lo mandiamo a fare la doccia. Danilo Di Bala, De Ligt però è fuori, rega. Danilo Di Bala, De Ligt. Cazzo! Dai, ripartiamo. Bentancur. C'è Higuain tutto solo? Gliela dà adesso Bentancur. Matuidi. Ancora Higuain. C'è Cristiano. Lo serve. Cristiano è in area. Cristiano prova per Higuain. Dentro! Higuain, cosa hai sbagliato? Pipita, no! Sandro. Sì, rigore. Questo rigore sarebbe importantissimo, raga. Proprio per importantissimo. Traversa di Cristiano. Si resta sul 2-0. Ha sbagliato dagli 11 metri. Ronaldo. Paraviola, gira di testa, palla che rimane lì. Bonucci! No! L'ho vista dentro, come ha fatto a uscire? Ronaldo porta vuota e non l'ha presa. Ma non ci credo, gliel'ha parata. Io avevo esultato, l'ho vista dentro. 15 secondi, ragazzi, lo possiamo dire adesso? Lo diciamo? Bernardeschi. 5 secondi al termine. E sono 9! Luglio 2020! Campione d'Italia, l'ha vinto Maurizio! Esulta! Ci sono allenatori che vincono e allenatori che non vincono mai! E questa volta hai vinto anche te! Ricordatevi sempre di festeggiare, di esultare quando la vostra squadra vince qualcosa che magari voi neanche più considerate importante, perché un giorno potremo raccontare ai nostri figli di aver seguito la Juventus così da vicino nel tragitto che l'ha portata da una squadra con 2 settimi posti consecutivi ad una squadra che almeno ha collezionato 9 scudetti di fila in 9 annate differenti, soprattutto cambiando spesso
tecnici e spesso giocatori. Soltanto uno è rimasto da quel primo campionato vinto da Antonio Conte per tutte le stagioni di seguito. Si chiama Giorgio Chiellini. Il nostro capitano il prossimo anno potrebbe vincere 10 scudetti consecutivi. Unico giocatore nella storia ad aver compiuto un'impresa simile ed unico giocatore nella storia ad aver collezionato almeno una stella. Ci riuscirà? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti.